Benvenuti nell'EY Wayspace di Roma. Oggi abbiamo l'onore di ospitare il prefetto Cagliostro, commissario straordinario del governo per il coordinamento delle iniziative in materia di antiusura e anti-racket. Innanzitutto, benvenuto, prefetto. Grazie. Mi sono subito resa conto all'atto dell'insediamento della delicatezza dell'incarico che mi era stato affidato. E soprattutto in un periodo così difficile, appunto come quello che stiamo ancora attraversando, a causa del Covid-19, che ha appunto posto, numerosi problemi anche dal punto di vista operativo. Tuttavia mi sono anche resa conto dell'importanza di continuare, nel solco già tracciato da chi mi ha preceduto, l'attività del comitato. Quindi ho continuato a presiederlo in videoconferenza, esaminando e dando voce a tutte le istanze presentate dai cittadini che, hanno avuto il coraggio di denunciare e quindi attendono una risposta. Risposte che ovviamente, ci si augura siano sempre più veloci e più rispondenti ai tempi, e questo spero che, contribuisca a ciò, a velocizzare, tutto l'intero apparato, che attiene ai processi. Spero che, contribuisca molto qualche idea progettuale messa in campo, mi riferisco soprattutto al progetto STEP, un progetto finanziato in buona parte dal PON Legalità 2014-2020, ma anche dalla CONSAP, che spero dia presto i propri frutti. Rispetto al progetto STEP, prefetto, il progetto è un intervento, come diceva, appunto finanziato dal PON Legalità e realizzato in partnership tecnologica con Almaviva e EY. Tra gli obiettivi del progetto c'è quello di definire, sviluppare e implementare una piattaforma che abbia l'obiettivo di ridurre i tempi di gestione e lavorazione delle istanze presentate dagli imprenditori al Fondo di Solidarietà. Il progetto è contrassegnato da una metodologia innovativa, quale quella del design thinking, che ha l'obiettivo di analizzare i fabbisogni concreti dei vari stakeholder che intervengono nell'ambito del processo, dei vari processi di gestione del commissario, tra cui le prefetture, il comitato di solidarietà, e le strutture stesse del commissario. È un progetto che assolutamente, deve avere priorità, ma su questo non c'erano dubbi. È un progetto molto ambizioso, ovviamente, che ha, diciamo, l'obiettivo di creare, una piattaforma più inclusiva e più aperta, ma soprattutto di mettere al centro, di riposizionare al centro la persona. E proprio in quest'ottica, sono state fatte, delle interviste, con funzionari delle prefetture, funzionari e dirigenti del comitato e anche dell'ufficio di supporto. Queste interviste hanno avuto come metodo quello appunto del confronto e del dialogo, e questo a mio avviso è un metodo che si è rivelato molto costruttivo, perché dal confronto e dal dialogo certamente emergeranno degli spunti interessanti sui quali poi si potrà sviluppare una soluzione piuttosto che un'altra che velocizzi appunto tutta la fase del procedimento. Sono stati anche ideati e realizzati già tre workshop, quindi accanto alle singole interviste a funzionari di prefettura, a funzionari del mio ufficio, agli istruttori, a elementi istruttori della CONSAP. Sono stati anche appunto realizzati questi workshop con 18 prefetture campione, con l'ufficio del commissario e con tutti i componenti del comitato. Io ritengo che siano emersi degli spunti molto interessanti, sui quali ovviamente si farà un'attenta riflessione. In particolare, rispetto a questi workshop, ci sembra, siano emersi dei fabbisogni in materia sia di informazione e di comunicazione. Una riflessione sulla circostanza di dover implementare
sia il sistema di comunicazione e sia il sistema di informazione e formazione. E su questi due fronti qualche idea intendiamo svilupparla. Ecco, per esempio sul fronte della formazione sarebbe assai proficuo ideare dei moduli formativi didattici da destinare alle forze di polizia, che sono proprio quelle deputate a rendere, a creare un approccio più fluido e più lineare alla vittima di estorsione e di usura che decide di denunciare questi reati. Quindi questo aspetto direi che intenderemmo svilupparlo. Ma non solo questo, proprio approfittando delle piattaforme utilizzate dai giovani, dagli interi destinatari, si potrebbero ideare dei progetti per implementare la comunicazione istituzionale e veicolando dei messaggi sia alle scuole, alle università, a categorie di professionisti, proprio perché un obiettivo importante, secondo me, da parte nostra è uscire all'esterno, farsi conoscere. Molti non conoscono l'esistenza del Fondo di Solidarietà e soprattutto la possibilità di accedere al fondo beneficiando appunto di contributi economici, nel presupposto però che bisogna denunciare. Quindi veicolare il messaggio che denunciare conviene, che conviene stare dalla parte della legalità e che denunciando c'è la possibilità di usufruire appunto di benefici economici che consentano poi di un reinserimento nell'economia legale da parte dell'usurato o dell'estorto. Questo secondo me è un messaggio che va veicolato, perché il fondo è poco conosciuto, comunque mai abbastanza conosciuto da tutti. Allora, innanzitutto grazie e la ringrazio, prefetto, per la testimonianza che ci ha dato. Grazie a voi di questa opportunità. Nell'ambito delle attività di workshop declinate dal commissario nel corso del suo intervento, sono stati raccolti fabbisogni ed idee relative alle modalità con cui poter potenziare il supporto alle vittime, aumentare le conoscenze e le competenze di tutti gli attori coinvolti nella filiera e migliorare il processo anche attraverso l'utilizzo della nuova piattaforma in sviluppo. Ma vediamo più nel dettaglio. Informare periodicamente, non una volta per sempre, ma ciclicamente le forze dell'ordine, fornendo gli strumenti anche materiali da offrire alle vittime. Istituzione di un obbligo per l'autorità che riceve una denuncia di dare certe informazioni che poi si possono schematizzare in un foglio riassuntivo, in un volantino. Quindi che l'istante, entrando quindi con le sue password, con le sue credenziali, possa verificare in qualsiasi momento a che punto è la propria istanza. Ritengo che sarebbero opportuni dei seminari sia per le linee generali dell'istruttoria e anche su temi specifici. Allora, formare le forze dell'ordine a livello di commissariati per informare i denuncianti sulla possibilità di fare istanza. A quali condizioni?
importante che la nuova piattaforma faccia accedere tutti i soggetti che intervengono nel procedimento amministrativo, in modo da eliminare tutti i tempi morti. Gli attori interessati devono avere la possibilità, non dico non certo di vedere tutto il sistema di cui restiamo domino sulle prefetture del commissario, ma le parti di loro competenza, ci sia un flusso informativo in automatico. L'informatizzazione della procedura conti parecchio, perché al di là della velocità della richiesta, che con la PEC ovviamente sarebbe immediata, ma il sistema di gestione consente di avere il quadro di chi deve fare che cosa in quel momento. Questo portale delle richieste potrebbe proprio svilupparsi tantissimo, in modo tale da essere un ambiente nel quale la vittima che fa la domanda trova un supporto, direi proprio durante tutto il cammino. Dalla chiusura delle attività di workshop, il team EY ha potuto dare avvio alle attività di progettazione e sviluppo della nuova esperienza e della nuova piattaforma, utilizzando gli spazi dell'EY Workspace, esattamente qui, dove ci troviamo anche oggi. Partendo dagli spunti e dai fabbisogni rilevati da parte di tutti gli attori coinvolti nel processo, attraverso l'utilizzo di strumenti innovativi in grado di simulare esperienze digitali, è stato elaborato un primo prototipo della piattaforma, affinché fosse pienamente rispondente a tutte le esigenze rilevate. Questo prototipo, caratterizzato da forme di automazione e da strumenti innovativi in grado di facilitare l'analisi e l'utilizzo di dati e di informazioni in maniera più smart e accessibile, è stato poi condiviso attraverso delle sessioni di user test con tutti gli attori già coinvolti nelle fasi precedenti del progetto. Con quale scopo? Quello di andare a raccogliere eventuali ulteriori feedback e spunti per procedere al fine-tuning di una soluzione pienamente rispondente alle esigenze di tutti loro. Il prototipo finalizzato è stato condiviso con il commissario, il suo ufficio e con il provider tecnologico Almavio, che ha potuto finalmente dare avvio alle attività di sviluppo tecnico della piattaforma. Grazie ancora una volta per il vostro interesse.